Allora, comincio molto brevemente. Le sue attenzioni si dividono in letteratura di origine esterna o atmosferica o di origine interna o di commutazione. Quelle di origine esterna sappiamo che sono classicamente correlate a eventi temporaleschi, fulmini caduti a terra o direttamente sulle linee o in prossimità delle linee e di conseguenza hanno un effetto di accoppiamento induttivo o capacitivo. Quindi tu immagini un fulmine che cade su una linea direttamente un'elevatissima corrente. Dimmi. Stai vedendo la presentazione? Sì. Un'elevatissima corrente un'elevatissima corrente di fulmine migra direttamente sulla linea sino a raggiungere le apparecchiature e determina degli sforzi così importanti da distruggere anche trasformatori di Ecco, induzione. vi interrompo un secondo. Abbiamo anche Antonio che si è collegato. Vai pure. Ribobiniamo un secondo indietro. Allora, benvenuto ad Antonio. Oggi è la seconda puntata di quello che è il webinar sulla scelta delle protezioni. Prima di lasciare la parola al collega Ioannis, riepilogo quanto avevamo detto la scorsa volta, cioè l'altra volta avevamo parlato di quelle che erano le variazioni di tensione sia simmetriche che asimmetriche. E avevamo presentato quello che era lo stabilizzatore di tensione. Oggi andremo a parlare di quelli che sono i picchi di tensione e i disturbi ad alta frequenza. Nelle prossime due edizioni andremo a parlare delle armoniche e quindi dei buchi di tensione. Adesso lascio la parola al collega Emilio Agnes che andrà nel dettaglio dei picchi di tensione, delle sovrattensione, una scelta della appropriata protezione per proteggere il carico e proteggere la linea da queste variazioni, da questi disturbi. Prego. Grazie Cristiano, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un problema di cui tutti abbiamo sicuramente sentito parlare, che sono appunto le sovratensioni che poi si traducono in guasti di schede elettroniche, guasti di componenti elettriche in genere. Molto spesso si sente dire, ah, è arrivato fulmine, si sono guastate una varietà di apparecchiature, tipicamente quelle più sensibili sono quelle anche nelle utenze ordinarie, quelle poste in esterno, e di conseguenza parliamo anche solo di singoli azionamenti di aperture di cancelli automatici, luci, schede elettroniche di caldaie. Quindi anche le case sono ovviamente afflitte da questo tipo di problemi. Sono disturbi che classicamente sono di brevissima o breve durata, però sono caratterizzate da energie in gioco altrettanto elevate. L'esempio che posso farvi è proprio quello di un incidente. Purtroppo l'incidente di auto dura pochissimo tempo, ma le energie in gioco sono così alte da distruggere e rovinare le automobili. Qui è lo stesso, un fulmine dura pochissimo, però è in grado di veicolare un'energia così forte da distruggere anche apparecchiature che sono abbastanza robuste. Immaginate un fulmine che cade in prossimità di una linea o direttamente su una linea, in grado di veicolare attraverso, di arrivare attraverso la linea e da fisico, estrarre le scatole dai muri e di conseguenza distruggere qualsiasi apparecchiatura collegata. Tanto più che le apparecchiature sono sensibili, tanto più che presentano specifica vulnerabilità verso l'azione delle sovratensioni. Ora, le sovratensioni si dividono classicamente in di origine atmosferica o esterne o interne di commutazione. Quelle di origine atmosferica, vabbè, lo sappiamo, un fulmine che cade sulla linea, che cade in prossimità di una linea, che cade su una struttura adiacente, comunque in grado di, anche se non mi cade sulla mia casa per fortuna, ma cade su una linea in prossimità, è in grado di distruggere una vastissima gamma di apparecchiature collegate alla linea elettrica o anche non collegate a quella linea lì. Mentre le sovratensioni di commutazione sono sovratensioni classiche legate all'apertura o chiusura di grossi carichi induttivi. Ogni volta, ad esempio, che uno nella penombra accende o spegne un interruttore e vede una scintilla dietro l'interruttore, quello è
l'indice di una sovratensione che viene generata dall'apertura, dalla chiusura di un contatto elettrico, e questa a sua volta migra nell'impianto. Se è vero che questo tipo di sovratensione è, diciamo, ovviamente tollerato da maggior parte delle apparecchiature elettriche, che non le guasta immediatamente, è pur vero che ognuna di queste scariche che migrano nell'impianto e raggiungono i componenti più sensibili determinano una stilettata, proprio come se uno gli togliesse di volta in volta un muro di mattoni, un mattone. Alla fine arriva un ulteriore colpo, toglie l'ultimo mattone, questo muro cade, in questo caso si stabilisce una connessione elettrica perché viene a meno l'isolamento che è interposto tra i vari componenti e si determina una scarica che va a distruggere quel componente, rendendo quindi inservibile l'apparecchiatura. Moltissime apparecchiature, si possono guastare a domanda, a seguito del guasto uno chiama l'assistenza e fa cambiare il pezzo, al massimo non sarà felice per gli oneri economici a cui va incontro, ci sono una serie di utilizzatori di grado industriale che ovviamente gli crea, oltre al danno materiale diretto, un grosso danno di perdita economica. Vi faccio subito un esempio che, diciamo, invece voi che viaggiate parecchio li utilizzate con estrema frequenza: i distributori di carburante. I distributori di carburante, segnatamente la colonnina di erogazione composta da un complesso di erogazione che è una pompa che fa spirare il serbatoio, ma è comandata da una testata pompometrica. Questa testata pompometrica è quella che regola il rapporto tra volume erogato e cifra corrisposta, è collegata al dispositivo accettatore di banconote, se service by pay o post pay, in una catena che per servizio di quella piombata. Nel senso che sono componenti che, visto che devono interagire in un rapporto metrico, sono appunto soggette a una taratura e poi sono piombate da quello che viene chiamato ufficiale metrico. In quel caso il guasto di una scheda, ovvero che la manutenzione corre e può immediatamente sostituirla, ma per contro non è che può immediatamente sostituirla e riprendere a erogare, ha bisogno di richiamare un ente soggetto terzo che dipende, secondo la territorialità, comunque dalla Camera di Commercio, che deve uscire, fare delle prove tecniche, porre il bollo primo e quindi ricominciare a erogare. I tempi, non è che a chiamata l'ente pubblico risponde con la stessa sollecitazione che può rispondere a un rapporto di manutenzione tra privati, e in quel caso vuol dire che io pongo fuori servizio quella colonnina, quella o quelle colonnine. Ed è per questo che la maggior parte degli impianti di rete, quindi che afferiscono alle principali società petrolifere o ai singoli grandi operatori privati del settore, utilizzano un condizionatore di rete sulla parte chiamata elettronica. Condizionatore di rete, tanto per intendervi, è il modello piccolo di questo, del primo che vedete sul video sulla sinistra, che era un mini static, che è un dispositivo che fa sia stabilizzatore di tensione che filtro trasformatore di isolamento, che offre una protezione ad ampissimo spettro verso disturbi e sovratensioni e disturbi in alta frequenza. Il problema è maggiormente sentito in quelle stazioni di servizio che, oltre al male sistema normale erogatorio benzina e gasolio, hanno anche gli impianti di compressione metano. Parliamo di apparecchiature con potenza specifica, compresa tra i 100 e i 150 kW, sono grossi motori che si avviano, determinando in fase di avviamento e di stacco delle sovratensioni. Nel normalissimo funzionamento, queste sovratensioni possono migrare, possono via via rendere fragili la parte più sensibile dell'impianto, che ovviamente è testata elettronica, determinando nel guasto di conseguenza il disservizio e tutto quello che ci siamo appunto detto. Fino a che abbiamo parlato di sovratensioni, quindi sovratensioni per sintesi, origine atmosferica, origine interna, tutte e due veicolano elevati contenuti energetici. Le prime, sovratensioni di origine atmosferica, fulmini, elevatissime energie, probabilità ragionevolmente più basse, ma quando si manifesta la magnitudo è altissima perché mi distrugge l'impianto.
sulla tensione di origine interna, ovviamente contenuto energetico veicolato più piccolo, altamente più probabile, perché la normale quotidianità, alcune apparecchiature ne termina un certo numero ora, alla fine la magnitudo è altrettanto alta. Altri tipi di disturbi sono disturbi ad alta frequenza, sono disturbi meno percepibili direttamente, sono disturbi che più che guasti determinano delle incertezze di funzionamento. Per intenderci, le si vedeva come manifestazione proprio fisica visiva all'interno dei televisori con il tubo catodico, oppure quando si diceva nello stesso condominio di fianco c'è un radioamatore, e sono disturbi in alta frequenza che si vanno appunto a sovrapporre alla fondamentale, e alcune apparecchiature ne determinano appunto una perdita di prestazioni. Alcune di queste apparecchiature, ovviamente, oltre agli impianti di trasmissione televisivi, per brevità possono essere insegne, quelle che vedete, grossi tubi fluorescenti al neo che si accendono e si spengono, piuttosto che starter di diffusi impianti di illuminazione di interni che hanno appunto il tubo fluorescente. In questo caso parliamo più di disturbo di prestazione, un guasto randomico che molto spesso è appunto reversibile, ma altrettanto fastidioso. Alcune volte quel disturbo una tale entità che si va a sovrapporre al disturbo da investigare e determina appunto un fuori servizio. Le soluzioni ovviamente sono il trasformatore di isolamento che crea una separazione galvanica, integra degli schermi connessi a terra che sono in grado di drenare i disturbi in modo differenziato. Intorno a loro si possono aggiungere ovviamente scaricatori di sovratensione, filtri, uno spettro di intervento di attenuazione via via crescente, soluzioni che integrano un insieme di protezioni che sono appunto i condizionatori di rete, sino ad arrivare a protezioni di altissima qualità che sono appunto quello che è l'absorber d'onde, che è in grado di resistere a reiterate fulminazioni. Vi faccio alcuni esempi di applicazioni che potete, li punteggio così che voi possiate poi proporli a tutti quei casi che siano in qualche modo riconducibili. Vi ho già fatto prima l'esempio delle stazioni di servizio, un altro che mi viene in mente è una centrale di cogenerazione di teleriscaldamento. Questa centrale è autorizzata, diciamo, brucia diversi tipi di combustibile. E ha un analizzatore della combustione. Potrebbe sembrare un apparecchio semplice, sì, di fatto una pompa a vuoto che va a aspirare in cima alla ciminiera, porta sotto un analizzatore della combustione e va a verificare quelli che sono i parametri di combustione. Per come è stata realizzata, loro bruciano tipicamente cippato, possono bruciare una quota di integrazione di gas metano o una quota di gasolio. In questo caso hanno degli slot specifici di emissione di CO2 nell'atmosfera. Tutte le volte che la produzione, tutte le volte che si superano certi parametri o altri, devono in automatico switchare sul combustibile meno impattante, ma purtroppo anche più caro, che è il gas naturale metano. Se si guarda l'analizzatore della combustione, la logica di autorizzazione fa sì che li facciano automaticamente switchare di nuovo a metano, e loro rischiano magari di consumare gli slot di metano che avevano preventivato, avendo la possibilità di bruciare cippato o bruciare gasolio. Questo sì, perché l'analizzatore della combustione si guastava sovente. Voi immaginate questo analizzatore della combustione che è una cenerentola rispetto alle apparecchiature di potenza installate in questa centrale: bruciatori, ventilatori, pompe per la circolazione del fluido termovettore verso l'area da riscaldare, e soprattutto una bella ciminiera alta che è provvista di parafulmine,
In questo caso non sono mai caduti fulmini direttamente sulla ciminiera, ma fa una bellissima antenna verso fulmini caduti nelle vicinanze, determinando molto spesso dei guasti all'analizzatore della combustione con il conseguente termoimpianto, di conseguenza, quello che dicevo prima, la necessità di switchare sul metano. Mettendo un piccolo mini statica, hanno risolto definitivamente il problema, non hanno più avuto guasti alla centrale di analizzatore della combustione. Sono tutti, diciamo, questo è un caso che vi apre tantissime porte. Un altro caso, Politecnico di Torino, dipartimento di meccanica, quindi stiamo parlando non di chissà che, un laboratorio. Loro avevano, per non importante, da testare delle palette di una girata di una turbina a gas. Avevano 3 sollecitazioni. Dovevano sollecitare la turbina, la paletta, e simulare la sua applicazione nella girante di una turbina di un aereo. La forza centrifuga è un martinetto, tirava la paletta. La vibrazione è un magnete, forza di stampa, che doveva mandare in vibrazione tipica. La temperatura, non poteva ovviamente investire in un bruciatore di cherosene, era una bobina a induzione. Perfetto. Quando accendevano sia la bobina che la bobina per le vibrazioni, avevano così tanto disturbo da sovraccaricare i canali, e quindi il segnale che dovevano leggere era completamente sovrascritto come ordine di grandezza degli altri segnali. Non sapendo come fare il resto, mini static, di nuovo risolto tutto il problema. Sono quindi. Magari, visto che mancano 5 minuti, possiamo dare come indicazione come è fatta la macchina? Prima sì. Di chiudere. Praticamente il parallelismo tra un condizionatore di rete e uno stabilizzatore, così riprendiamo anche quanto avevamo argomentato nel webinar precedente, la differenza tra uno stabilizzatore, dicevamo, e un condizionatore di rete è la stessa differenza che possiamo citare prendendo come esempio un'automobile, un'autovettura e un'automobile blindata. Cioè il condizionatore di rete non è nient'altro che uno stabilizzatore di tensione blindato. Blindato cosa vuol dire? Più protetto, con determinate protezioni per sovratensioni e disturbi ad alta frequenza. Abbiamo uno stabilizzatore con al suo interno un scaricatore di sovratensione, trasformatore di isolamento e filtri. Per ognuno poi di questi componenti possiamo caratterizzarli con un livello di prestazione, via via sempre più robusto, fino ad arrivare nella sua massima espressione. Cristiano mi ha fatto questo bel esempio, fino ad arrivare nella sua massima declinazione, che è appunto l'absorber d'onde, che non è più uno come blindato, ma direttamente un carro armato. Esattamente. Cos'è che comanda la scelta di uno stabilizzatore piuttosto che un condizionatore di rete, piuttosto che l'assorber d'onde? Sostanzialmente il carico che dobbiamo proteggere. L'esempio più concreto, IREM lavora con tutti i principali aeroporti internazionali e l'aeroporto sostanzialmente deve andare a proteggere dei carichi molto sensibili a livello tecnologico, ma soprattutto molto difficili da costruire e da reperire. Vi spiego, se un radar prende una sovratensione e si spacca, non è che la settimana dopo la Luftwaffe me ne consegna un nuovo. Magari ci vogliono altri 6 mesi, 9 mesi prima di averne un altro. Pertanto è un carico, oltre che molto costoso, molto importante da proteggere. E a questo punto il livello di protezione lo andiamo ad aumentarlo, di ammazzare, mettendo appunto la sorber d'onde. E correggimi se sbagliami. La sorber d'onde è in grado di proteggere una sovratensione, quindi una fulminazione diretta, restituendo un'uscita che una sovratensione massima di 0,5 kV. Quindi stiamo veramente parlando di un oggetto che è in grado di esprimere il massimo livello di prestazione tecnica richiesto dalle norme. Non solo Cristiano ha citato appunto l'aeroporto, ma immaginate anche tutte le stazioni radiotelevisive.
sono poste in, ovviamente per favorire la diffusione del segnale sulla sommità delle montagne, dove ogni evento temporale è assolutamente probabile che sia un fulmine scaricato a terra. È vero, l'antenna è un traliccio metallico che è favoloso come calata e sotto una buona rete di, diciamo, di dispersore. In questo caso il fulmine non danneggia la struttura, danneggia tutte le apparecchiature collocate nello shelter al piede della struttura. E partire, tanto per darvi alcuni nomi, Irem da sempre lavora conosciuta come RAI, tanto per dire un nome, e le principali stazioni radio nella fornitura di trasformatori di isolamento, condizionatori elettrodinamici di rete e absorbergomiti. Parallelamente, riprendendo sempre dell'esempio delle automobili, se devo fornire a mia moglie un'automobile per andare a fare la spesa, probabilmente se gli do un carro armato la metto in difficoltà, sia per la mobilità, sia per quello che è un discorso di viabilità, di parcheggio e quant'altro. Quindi probabilmente se il carico che devo proteggere è di un costo decisamente inferiore, andare a proporre un assorbio d'onde, è vero che io lo proteggo e non gli do problemi, però probabilmente lo metto anche in difficoltà, metto in difficoltà l'azienda con un investimento che non è commisurato a quello che è la protezione che andiamo a raggiungere. Tenete conto che quando si parla di sovratensioni avrete già trovato persone che parlano sì, ma c'è lo scaricatore classe 1, scaricatore classe 2, verissimo, costituiscono un ruolo importantissimo, ma sono elementi single shot. Poi immaginate in cima della montagna se si può dopo ogni fulmine andare a vedere se lo scaricatore è un po' in piedi, è venuto, no? Quindi lo scaricatore è sicuramente, diciamo, stiamo parlando già di un ombrello per non bagnarsi, ma questa è una tutta da sub, ecco, tanto per dirvi il livello di protezione, perché se lo scaricatore, diciamo, ha un suo perché tecnico all'interno di una villetta che ha un po' di domotica, è una protezione sicuramente visibile all'interno di un'infrastruttura che è IT, piuttosto che un centro di calcolo, piuttosto che esempi che vi ho appunto fatto prima. Nelle aziende, sostanzialmente, un condizionatore di rete che offre, che ha al suo interno un trasformatore di isolamento che offre appunto una separazione galvanica dalla rete dal carico, scaricatori di sovratensione di classe 1 più classe 2, filtro antidisturbo, gli diamo una protezione completa. Viceversa, se il carico che andiamo a proteggere ha semplicemente la necessità di avere la stabilizzazione della tensione, a questo punto possiamo proporre anche solo uno stabilizzatore di tensione. Quindi in questa maniera abbiamo visto, riprendendo anche lo scorso webinar, come risolvere i problemi di variazioni di tensione, come risolvere i problemi di disturbi dell'alta frequenza e come risolvere i problemi di picchi di tensione. A questo punto, prima di chiudere, direi di fermarci, se abbiamo ancora 5 minuti, lasciare a voi la parola su domande e dubbi che possono essere, diciamo, nati da questa chiacchierata, e quindi se c'è qualche dettaglio che avete piacere di approfondire, siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni. Ecco, prendo la parola anch'io. Se gli spettatori vogliono fare una domanda, la possono fare sulla chat e possono indirizzare la richiesta o a tutti o solo agli organizzatori. Attendiamo, vediamo cosa, se qualcuno si fa avanti, altrimenti vuol dire che siamo stati estremamente chiari. E un plauso va ad Emilio, che è sempre molto chiaro nell'esposizione. Grazie. Prego. Ok, direi che siamo stati completi e arrivederci al prossimo webinar. Perfetto. Grazie di aver partecipato. Vuoi ricordare, Cristiano, a cosa si
Qual è, sarà il prossimo webinar? A cosa si è, armoniche, se non vado errato. Esattamente. Ok, va bene. Perché le applicazioni sono giorno dopo giorno in Italia e all'estero in crescita. Quindi... Perfetto. A noi fa solo piacere. Va bene. Ok, grazie mille. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie.